GF15. Luigi Favoloso dimentica Patrizia con Mariana Falage. Dopo la terza puntata serale due concorrenti si sono avvicinati molto. Al termine della terza puntata del popolare programma televisivo Grande Fratello 2018, che è stata abbastanza movimentata, precisamente i giorni successivi, l'ex fidanzato di Nina Moric, ovvero Cancelletto Luigi Favoloso, ha fatto un gesto inaspettato, perché si è avvicinato molto a Cancelletto Mariana Falace. L'ex fidanzato di Nina Moric e Mariana sempre più vicini. Come ben sanno i telespettatori, Luigi Favoloso, dopo aver instaurato un feeling particolare con Patrizia Bonetti, che purtroppo ha abbandonato il gioco nel corso del terzo appuntamento serale per volere del pubblico, perché ha perso al televoto settimanale contro gli altri concorrenti che erano in nomination con lei, è sempre più vicino a Mariana Falace. Precisamente dopo aver avuto dei dubbi circa il suo rapporto con l'ex Tefina italo-cubana. In particolare l'imprenditore napoletano, dopo essere venuto a conoscenza dagli altri compagni d'avventura degli amori passati di Patrizia, è rimasto senza parole, e non solo, dato che lui e la modella del team di Gianluca Vacchi, stanno diventando molto intimi. L'ex Tefina italo-cubana ha scoperto il tradimento della modella napoletana. Purtroppo la famosa conduttrice Barbara D'Urso mercoledì 2 maggio 2018 nella trasmissione Pomeriggio 5 ha detto al pubblico che colei che ha fatto separare Nina Moric e Luigi Favoloso dopo 4 anni, cioè Patrizia Bonetti, dopo aver appreso della vicinanza sospetta tra Mariana Falace e l'imprenditore napoletano, è andata su tutte le furie. In particolare la ragazza italo-cubana nel corso di una diretta sul suo profilo ufficiale Instagram ha fatto un annuncio ai suoi follower, dato che ha rivelato che presto ci saranno degli sviluppi riguardo la sua amicizia con la modella di Castellammare di Stabia, soprattutto perché ha contribuito alla sua eliminazione. Inoltre nelle ultime ore Mariana ha dimostrato di essere sempre più falsa. Perché dopo aver detto al resto del gruppo di sentire la mancanza di Patrizia, ha raccontato una grossa bugia a Matteo Gentili, dato che gli ha fatto credere che è stata Veronica Sarti a nominare la bolognese. A questo punto, per sapere se l'ex fidanzata di Gianluca Vacchi nel corso della prossima puntata entrerà nella casa più spiata d'Italia per avere un confronto con Mariana, è consigliabile continuare a seguire il canale dedicato a questo reality show, sul sito Blasting News, sempre aggiornato.